A distanza di poco più di un mese dalla scoperta della prima supernova dall'osservatorio Urania Lamonia, la sera del 15 luglio, subito dopo il tramonto, osservando la galassia UGC 9267, è apparso un oggetto di tipo stellare non presente nelle immagini acquisite in precedenti scissioni osservative, ufficialmente identificata col nome di supernova 2014 BY. Ci eravamo visti poco tempo fa per una scoperta e da poco un'altra supernova scoperta. Come è successo? È successo che abbiamo studiato bene il programma, abbiamo selezionato bene le galassie e i risultati sono arrivati nonostante la fortissima concorrenza che c'è in giro per il mondo. Magari mettiamoci un pizzico di fortuna, ma neanche tanto. Del resto, se non c'è un po' di costanza e un po' di impegno, difficili che i risultati vengano. Nel nostro caso siamo sempre qua, praticamente dormiamo qua, quindi le supernove si riescono a scoprire, comunque è molto difficile, molto difficile. Come si chiama questa nuova supernova? Più o meno dov'è? Dov'era anzi? Ma praticamente ci siamo lasciati l'altra volta, quando ci siamo incontrati poco tempo fa, nella costellazione del Boote, e siamo rimasti lì. Ci siamo affezionati a quella costellazione, quindi la galassia appartiene ancora a quella costellazione, si chiama 2014 BY, l'altra si chiamava 2014 BG. Come avevo spiegato l'altra volta, praticamente è un numero progressivo che si attribuisce alle scoperte. Adesso non so fare bene i conti, ma grosso modo sarà la 70esima dell'anno, ecco perché. Perché la 2014A è la prima scoperta del 2014, la B la seconda, la C la terza e così via. Fino al raddoppio delle lettere, perché non bastano le lettere dell'alfabeto. Ve l'aspettavate? Certo, noi ce ne aspettiamo ancora un altro entro la fine dell'anno. Cosa vuol dire per il gruppo Astrofili, anche da un punto di vista magari economico, oltre che di riconoscimento, il fatto di scoprire una supernova o comunque qualcosa nel cielo? Ma di ritorno economico praticamente nullo, a meno che non ci mettiamo a scrivere articoli per le riviste specializzate, ma ritorno economico, anzi, ne spendiamo di soldi, perché per mantenere tutto questo, fra strumentazione, specialmente il Mari che è sempre attivo più che mai, mantenere tutto in ordine ci va via anche, ci vuole anche qualche soldino in sostanza. Ecco. Più che altro il nostro guadagno è un po' più simbolico, è un guadagno più che altro di prestigio internazionale, che non è poco secondo me. La nostra paga è quella lì, cioè essere conosciuti in tutto il mondo per il lavoro che abbiamo fatto. E invece tutti i giornali ne hanno parlato, un astrofilo senza lavoro. Oh, sono io, incredibile, però incredibile, sono direi in buonissima compagnia, ahimè, è vero, da più di 7 mesi sono senza un'occupazione, nonostante il curriculum, mica da poco, forse l'età, non lo so, 53 anni. Cosa ha fatto fino adesso? Ho fatto 17 anni ragioniere, 12 anni in ufficio commerciale, quindi due attività completamente all'opposto che io le ho fatte tutte e due. Invece la passione per il cielo com'è nata? Non lo so, è da quando ero bambino, quindi ero veramente piccolo, prima di andare a scuola, facevo già le prime domande a mia mamma, quanto erano distanti le stelle, cose incredibili. Avevo capito che le stelle erano distanti, non è poco, non andavo ancora a scuola, quindi ce l'ho nel DNA. Quindi un ragioniere un po' col naso all'insù, con la testa per aria? Beh sì, dai, mettiamola così. Francesca Diletta per Faenza Web TV.